Allora a tutti allenatori, sono sempre io il vostro amico Federic95ita e bentornati su Pokémon Ultrasole, ventesimo episodio di questa grandissima serie. Vi ricordo che questa serie va in onda tutti i giorni sul mio canale alle ore 14, 15 e 30 e 17, causa imprevisti, perché adesso andiamo avanti, ma vi devo spiegare alcune cosette, perché mi avete tartassato di messaggi in questi giorni. Vi ricordo che sotto in descrizione trovate la maglietta Ultra Beast, come al solito, e mi raccomando lasciatemi tantissimi ultra like per il grande ritorno di Federic. Allora, adesso allenatori vi spiego. Prima di tutto dobbiamo andare a affrontare la prova di Alesia. Ho Ampharos per primo in squadra, così ragazzi che lo proviamo anche. In molti mi hanno detto: ma Federic, perché non gli hai insegnato tuono pugno, questo e quell'altro? Allora ragazzi, allora, se c'ha 81 di attacco speciale e tuono pugno è fisico, che senso ha insegnarglielo, ragazzi? Tanto poi dovrò insegnargli scarica o comunque fulmine, mosse più appropriate, no? Comunque, stavo dicendo, dobbiamo andare a affrontare tanti tanti allenatori, ragazzi, prima di Alesia. O meglio, tanti, giusto 3 o 4 massimo. Allora, dicevo, in questi giorni, ragazzi, il mio PC ha detto ciao ciao. E qui su YouTube, ragazzi, in pieno di messaggi: Federic, ma che fine ha fatto la serie? Federic, questo, oh mio Dio, ci avevi promesso 3-4 episodi, Federic. Ragazzi, ho letto i peggio messaggi. E quello che mi chiedo è: ma mi seguite su Instagram, ragazzi? Cioè, mi seguite? Perché io su Instagram l'ho detto mille volte cos'era successo al PC. Nell'Insta Stories ho messo più volte, ragazzi, il mio PC in che condizioni era, e ho fatto vedere anche una parte di montaggio mentre montavo il pezzo nuovo che mi è arrivato. Quindi se mi seguite là, ragazzi, sapete tutto al momento, veramente al momento. Comunque, mi si è rotto questo pezzo del PC, ragazzi, non potevo più renderizzare, perché a voi sembra facile portare questa qualità, no? Con il green screen, cioè, me in questa posizione, con la grafica in HD, con il gameplay in HD, 60 fps, sembra facile. Ma renderizzare 3 video al giorno, quindi mettendomene 3 al giorno, il mio PC ha avuto un tale sforzo che ha detto: ehi, 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 Federic, no, non ce la faccio più, mi dispiace, ma... no, Federic, io mi vado in pensione. Questo è stato, ragazzi, è andato in pensione, ragazzi. Il mio PC se n'è andato e niente, ho acquistato un nuovo pezzo da Amazon. Quindi grazie a Dio c'era anche il Black Friday, quindi mi è andata anche di lusso, sì. E niente, ho comprato un pezzo nuovo, molto più figo di quello che avevo prima. E niente, adesso, ragazzi, ho il PC nuovo e posso tranquillamente rirenderizzare 3 video al giorno. Perché infatti ve ne avevo messo soltanto uno al giorno, giusto per non lasciarvi senza, ok? Comunque, detto questo, ragazzi, seguitemi su Instagram, che è importante. Oh, Ampharos, vai. Catturato con la Velox Ball, è troppo bello sto Pokémon, che devo soprannominare. Allora, andiamoci di un tuono shock. Oh, sì. Storia di pugno, attenzione. Ancora un tuono shock. Oh. Ho scoperto, ragazzi, che Grimer si evolve a livello 38 in Mach di Alola. Comunque, per essere arrivati a questo punto, ragazzi, avere tutti i Pokémon al 30, cioè ce la stiamo giocando benissimo. Cioè, ma veramente bene. Finora forse avrò saltato uno, massimo due allenatori. Cioè, ma guardate che Pokémon. 27, 26, 30, 31, 30. Cioè, è tantissimo. Io vi ricordo che in Luna, arrivati a questo punto, c'avevo i Pokémon al 23 massimo, 20, cioè 22, 23 massimo, mi ricordo. Quindi... boh. Comunque, dobbiamo andare a affrontare Alesia. Alesia ha Pokémon di tipo roccia? Ragazzi, bella domanda. Bella domanda. Cosa faccio? Allora, io, ragazzi, per testare il terreno manderei l'Arbitar per primo. Però mi sa che prima dovevamo affrontare Plumeria. Se è uguale a Pokémon Luna e Sole, eh? Però finora sembra essere tutto uguale. Quindi, teoricamente, ci dovrebbe essere Plumeria. Scopriamolo, ragazzi. Vai. Quindi sei tu il ragazzo di cui parlava Iridio? Non mi sembri niente di speciale. Oh, ragazzi, vedi, ragazzi, è lei. Io sono Plumeria. Sono un ufficiale del Team Skull, anche se mi sento più una babysitter. Come avrai notato, i miei compari non brillano proprio per intelligenza, ma possono contare su di me. Non lascerò che qualcuno faccia loro del male. Piantala di metterci i bastoni tra le ruote.
Scocciatore. Scocciatore. Pensavo che mi mandasse a quel paese, invece scocciatore. Va bene ragazzi, parte la sfida contro Plumeria, che teoricamente potrebbe mandare Golbat. Infatti. Comunque, ragazzi, la soundtrack sotto è bellissima. Squall, squall, squall. Bellissima. Allora, contro Golbat facciamo un tono shock, ma sono più che sicuro che non andrà mai giù con un solo colpo, anche perché ci fa stordiraggio. Ah ragazzi, comunque, per chi è curioso, quindi vuole sapere quale pezzo del PC mi si è rotto il dissipatore. Con due P, mi raccomando. Dissipatore. Che culo, ha fatto anche brutto colpo. Dissipatore, ragazzi, quindi con due S e una P. E praticamente sarebbe quello che va a scaldare, o meglio, a raffreddare, non a scaldare, di certo no. Va a raffreddare la CPU, quindi il processore. Ok? Perché il mio PC c'ha il raffreddamento al liquido. E la pompa del vecchio dissipatore, ragazzi, non andava più. Non andando più, il dissipatore non raffreddava più la CPU, appunto. E la CPU mi era arrivata fino a 95 gradi mentre renderizzavo un video. Capite che un PC a 95 gradi è preoccupante. Vabbè, comunque. Spero che abbiate capito qual era il mio disagio in questi giorni. Che poi ero tipo stra impanicato perché ho detto, mo non li carico i video, questi mi ammazzano. Oddio, ma che faccio, ragazzi? E quindi niente, questo è stato il tutto. Comunque su Instagram ho spiegato bene la storia. Comunque, Afros livello 31. Perfetto, già livello 31. Afros, ragazzi, è forte. Niente a dire, è fortissimo. Mi piace troppo come Pokémon. Diciamo il ricordo dei vecchi giochi oro argento. E va bene, sei uno che sa il fatto suo. Ma la prossima volta che mi capiti tra i piedi, ti farò vedere io di cosa sono capace. Oh, scusa, scusa. Alzo le mani. Quella ragazza era proprio forte. Già, veramente forte. Allora, Pokémon. Avvelenato Ampharos. Oh, acide erbolina. Avvelenato Ampharos. Quindi dovrei andarlo a curare, ovviamente. Quindi gli diamo una super pozione così, giusto per ricaricargli un po' le pile. E poi gli diamo anche un antidoto. Però io la vedo, ragazzi, che il mio Grimer c'ha pochi PS. Oh, 7 PS recuperati. Quei 7 PS, ragazzi, che ci salveranno, ve lo posso assicurare. Allora, stavo dicendo, se adesso dobbiamo affrontare Alisia, io vorrei testare un po' il terreno. E quindi mando l'Arbitar, ragazzi, che ancora non so se è membro ufficiale del team, ma nel caso lo facciamo evolvere, vediamo a che livello riusciamo a farlo arrivare, perché un bel Tyranitar non sarebbe male, ma poi avremo 3 Pokémon di tipo buio in squadra. 3 Pokémon di tipo buio in squadra sono tanti, veramente tanti. Quindi, vediamo un attimo. Frederick! Oh, ciao Magnolia. Meno male che ti ho trovato. Ti affidio Lilia. Ha avuto problemi anche a raggiungere l'hotel Voce del Mare. Non è colpa sua, però per sfuggire al Team Skull ha finito per perdersi. Devo scappare, non voglio perdermi l'incontro di Mr. Royale. Chissà perché. Chissà chi si nasconde dietro quella maschera. Oh, chissà, chissà. Non me l'hai fatto intendere, eh? No, proprio per niente. No. Eccomi al tempio. Finalmente come desiderava Nebulino. Ma anche stavolta da sola non avrei mai trovato la strada. Ah, lascia che rimette. Non è possibile, ragazzi. Non tutta la squadra, ti prego. Solo l'Arbitar, vero? Perché mi sono curato tutta la squadra. Da qui si accede al tempio di Tapulele, il Pokémon predettore di Akala. Quando eravamo a Melemele, volevi andare al tempio del conflitto? Perché i templi e i Pokémon predettori sono così importanti per te? Che poi ragazzi, ho calcolato che saranno ben più di 70 episodi di Pokémon Ultra Sole sul canale, perché tra extra e cose che vi voglio mostrare aggiuntive, come prendere questo, quest'altro, tutte le altre cose, verranno più di 70 episodi. In bocca al lupo, ce l'avremo fino a gennaio. Veramente. Quella volta abbiamo davvero rischiato grosso. Chissà cosa sarebbe successo se non fossi arrivato tu, Frederick. Ma chissà chi sarà. Monk! Saresti morta. Oh, ciao Alisia. Oh, tu sei l'assistente di Cookie, giusto? Sì, mi chiamo Lilia. E lui è Frederick. Già, quando ci siamo visti la prima volta non vi ho neanche chiesto i vostri nomi. Tapulele mi ha chiesto di venire a dare una sistemata al tuo tempio. Al suo tempio, non al tuo tempio. Frederick, vedo che stai facendo conoscenza con i Pokémon e gli abitanti di Alola. Mi fa molto piacere. Senti, però,
A parte i convenevoli, io voglio sfidarti. Lilia, spostati, che adesso qua facciamo un bordello, ok? E ora che hai superato la prova dei tre capitani di Akala, dovrai affrontare me, la Gauna dell'isola. È la massima sfida di Akala. Sei pronto? Oh yes! Allora ragazzi, come dire, i suoi pugni di tipo roccia sono veramente duri. E a parte i doppi sensi, ragazzi, credo che questa sia la sfida più brutta che posso affrontare. Perché, come dire, mosse super efficaci ne ho poche. Probabilmente la batterò, ma con veramente poco stile, diciamo. Ecco, diciamo che l'Arbitar è già perfetto contro Anorith, perché credo che Anorith sia di tipo coleottero, quindi Frana dovrebbe fargli parecchio male. Riceva di Ferartigli. Vedete ragazzi, è un incontro tra mosse super efficaci queste. Magari lo faccio tentennare o lo uccido. E vabbè, un PS. Ah, aspetta, però se io adesso lo colpisco, stando alla logica dei giochi Pokémon, tecnicamente dovrebbe usare ricarica tot. Andiamo. Oh yes. Ma quante ne sa Federic? Ma quante ne sa Frana? Dai. Però adesso, adesso ragazzi, adesso è dura. Adesso mi sa che attacca prima lui di nuovo. Infatti stammo da capo a piedi, si dice a Roma. E aumenta anche l'attacco. Va bene. Allora, Anorith, mi serve uno veloce. Uno veloce, uno veloce, uno veloce. E vabbè, dai ragazzi, ci proviamo. Ci proviamo, vediamo un attimo che succede. Proviamoci, proviamoci. Vabbè, dai, coleo morso. Tra l'altro, ragazzi, Ampharos dovrebbe imparare segno raggio, se non sbaglio, a breve. Segno raggio e coleottero. Credo di sì. Ed essendo un tipo speciale, ovviamente. Ah, Lilip. Lilip, mosse super efficaci, ragazzi. Ci posso provare. Ci posso provare, ma boh, vediamo un attimo che succede. Dai, Lilip. Allora, vediamo un attimo, ragazzi, se con il potere Z ce lo faccio buttarlo giù. Dai, vediamo un attimo. Magari una mossa così forte, che dopo dovrebbe avere Ricarock. È quello il problema, ragazzi. È quello che mi spaventa parecchio a me, eh. Vai, vai, vai. Fiammo bomba detonante. Mamma mia, muori, muorici proprio. Dai. Gli abbiamo levato un bel po', eh. Mamma mia come sto. Doppio calcio, quanto gli potrà levare, ragazzi? Non è poco, perché ci farà difesa alta, anche se è super efficace. Immaginavo che era super efficace, ma mero un pelo. Dai, ma tutti con un PS mi resistono, ma dai. Tutti con un PS. L'ho detto, ragazzi, questa sarà la sfida più difficile, perché se avevo un tipo acqua era già fatta. In questo caso, vabbè, Viscido, ragazzi, lo va a buttare giù. Viscido lo va a uccidere. Morso, vai, buttiamolo giù. Rapid artigli, attacchiamo anche per primi. Dai, gnammetelo. Bravissimo Grimer. Dai, Grimer, ragazzi, ci salva sempre la situazione. Ora Decibel, sale livello 27. Vuole imparare Trespolo, Decibel. Oh, non male, ragazzi, Trespolo, però, eh. Trespolo non è male. Io li levo Breccia. Ma raga, ma che ce sta a fare con Breccia questo Pokémon? Che fisica, Breccia. E poi non è nemmeno stabbata. Che cavolo fa poi? Oh, Ligarok, ragazzi. Ligarok. Oh, io ti dico solo una cosa, Grimer. In bocca al lupo. Avete capito? Ha battuto. Vabbè, vabbè. A parte che ho un Licanto, però. Veleno gas. Dai, prima di tutto lo avveleniamo, eh. No, finché mi fa morso, ragazzi. Finché mi fa morso. Rapid artigli, vai. Veleno gas, veleno gas. Sì, sì, ragazzi. Andata. Oh, avvelenati un po', Ligarok, va. Morso. Vabbè, finché mi fa morso, ragazzi, posso anche resistere. Allora, facciamogli un bel minimizzato, ragazzi. Cominciamo, ragazzi, proprio a diventare minuscoli. E dai, però, e dai. Ma dai.
Non è giusto, ragazzi. Ok, continuiamo, ragazzi, a usare minimizzato ancora. non mi vedrai più proprio. Non mi vedrai più, divento minuscolo proprio. No! Infame però, Dai, lotta. Facciamo un veleno gas ancora. Oh, ma sei infame però, Ma sei infame! Veramente infame! Con due minimizzato, puoi mettere? Vabbè, ragazzi. Ampharos, dai. Tuono shock. E lo buttiamo giù. Mamma mia, morso, vai. Statico lo paralizza. Lo va a paralizzare, tuono shock. Gli leva quel che può, ragazzi, gli leva. Tuono shock ancora, perché ovviamente essendo paralizzato la sua velocità è inferiore. Ancora paralizzato. Tuono shock. Ciao ciao. Mamma mia, Ampharos, ragazzi. Rigira la frittata. Mamma mia, quanti punti di esperienza si beccano i nostri Pokémon. Ah, mi dispiace, Alicia. Sei scarsa. Sei scarsa, cioè non avevo nemmeno un Pokémon super efficace, pure sei scarsa. Solo dando il massimo si possono raggiungere nuove altezze. E tu arriverai di scuro in alto. Ecco, ti consegno il Petrium Z, il cristallo Z di tipo roccia, che ovviamente daremo all'Arvitar in questo caso. Che volete... Volete mettere in dubbio questa cosa? No, l'Arvitar tutta la vita, ragazzi, con il... con questo cristallo, ragazzi, sarà molto molto più forte. Ok. Ottieni il Petrium Z nella tasca cristalli Z. Con questa posa potrai usare il potere Z di tipo roccia. Il movimento dei fianchi è molto importante, perciò guarda bene. Beh, tu di fianchi... No. Hella, hella. Lilia, su, provaci anche tu. Dai, su. Fai buon uso del Petrium Z. I Pokémon di tipo roccia sono duri e resistenti. Il loro punto forte è l'attacco. Tutto il contrario di me. È proprio per questo che mi piacciono. Bene. Fatto ciò. Guardalo com'è felice. Lilia, se non sbaglio, tu non sei un'allenatrice. Come mai sei venuta al Tempio della Vita? Questo piccolino viene da un posto molto lontano e voglio aiutarlo a tornare a casa. Solo che non so bene come fare. Che sembra che sia attratto dal Tempio della Vita e ho pensato che forse qui avrei trovato qualche indizio. Ah, davvero, un Pokémon singolare. Vedi, Tapu Lele, il Pokémon protettore dell'isola, è piuttosto irascibile. Se il tuo Pokémon non ha paura di incontrarlo, deve essere davvero forte. O forse è incosciente? Direi proprio di sì, è incosciente. Ma faccio fatica a crederci. Beh, in ogni caso il vostro viaggio vi riserva ancora tante sorprese e spero tanta gioia. Lilia, ti accompagno. Se penso che fa tutta questa strada per aiutare un Pokémon di cui non sei nemmeno l'allenatrice, voglio fare qualcosa per te. Wow, la Kauna Alicia! Piacere di conoscerti, io sono vengo da Lilia. Zitto! Per favore, concedimi una sfida. Tortix! Ah, Federica, quel tizio con gli occhialoni verdi della fondazione Eaters, la fondazione di quelli che lasciano dislike ai miei video. Non diceva che ti avrebbe aspettato al resort Anu Anu dopo la grande prova? Ma questo non si fa mai, cavoli sua, ragazzi, Ah, comunque sei da fare e non ti trattengo oltre, Frederick. Ti consiglio di volare a Kantai con Charizard, resort Anu Anu, e subito dopo il ponte, vicino al centro di ricerca interdimensionale, là la fondazione degli haters di Frederick. Io resto qui ad assistere alla sfida di Ao, anche se non amo molto vedere lottare i Pokémon. So che i vostri Pokémon sono fatti per la lotta. Forse non sono ancora bravo quando mio nonno... Forse non sono ancora bravo quanto mio nonno, ok? A tirar fuori il meglio da Datrix e dagli altri Pokémon, ma mi impegnerò al massimo. Dortrix! Au, tu non devi dimostrare niente a nessuno, anche se sei il nipote del Kaunala. Devi solo essere te stesso. Pensa solo a lottare, come sai, e dare il meglio di te. Che faccia da culo, madonna, ragazzi, un destro in bocca. Oh, il signore sbruffone! Bene, dobbiamo andare al signore sbruffone. Allora, a parte i repellenti sprecati di Federic, che ormai, ragazzi, ci abbiamo fatto l'abitudine, io dobbiamo andare dal signore sbruffone. Per fare ciò, dato che qui credo che
Abbiamo battuto tutti? Ragazzi, voglio esserne sicuro al 100%? Sì! Mi pare di sì! Allo strumento! La mannaggia il diavolo! Altro repellente sprecato di Federic. Ah, ragazzi, aspettate, mi sono scordato uno strumento. Scusatemi, perdonatemi. Abbiate pietà della mia anima. Eccolo. Scuroball. Scuroball mi piace, mi piace. Andiamo sotto. E adesso, ragazzi, voliamo con il nostro Charizard. Vai, Charizard. Voliamo, presto. Dobbiamo andare, ragazzi, qui. Per arrivare qui. Ragazzi, qua ci sarà poi la scogliera. Ma c'è la scogliera, ragazzi. Essendoci la scogliera, qui potremmo catturare Palossand. Aspettate, ragazzi, una cosa, no? Se io volo qua, voglio vedere se è tornato quel piccolino. Voglio vedere se è tornato quel Pokémon che tanto cercavo. Se non è tornato, ragazzi, mettiamoci una pietra sopra. Non so dove catturarlo, veramente. Perché poi non mi avete dato tante risposte sotto nei commenti, quindi non ho ben capito. Qua sotto è tornato? È morto. Ragazzi, l'ho veramente ucciso. L'ho veramente ucciso. Cioè, quel coso non torna più adesso. Non torna veramente più. Ma io come lo catturo? Cioè, so che si può catturare qui. Cioè, so che c'è un'altra isola. Ovvero quest'isola qui, che si può catturare qua, credo, da qualche parte qua. Il problema è che non ne sono particolarmente certo. Vabbè, ragazzi, sono tipo troppo demoralizzato adesso. Non avrò mai un gol isopod in squadra. Eppure un coleottero acqua mi serviva. C'è un tipo acqua mi serviva, ragazzi. Dove ho trovato un tipo acqua, mo? Mannaggia. Vabbè, dai, prima che me lo scordo. Dove sono i cristalli Z? Cristalli? Eccoli qua. Petrium. Lo diamo a lui. Oh, potere Z. Perfetto. Poi abbiamo altri cristalli. Compatibile. Erbium è compatibile perché c'ha assorbimento. Pirium gliel'ho già dato. Luctium. Va bene, ragazzi. Che vi devo dire? Che vi devo dire? Cercheremo un altro. Cercheremo un altro. Adesso andiamo a cercare Palossand. Che mi serve un tipo. Tipo spettro terra. Anche se al posto di Palossand a sto punto io terrei direttamente Arbitar. Mi serve solo un tipo acqua, ragazzi. Mi serve un tipo acqua, veramente. Perché comunque Tyranitar, zitto zitto, può imparare mosse anche tipo... sì, Tyranitar, ragazzi, può imparare mosse anche tipo terra. Per esempio, terremoto. Problema... Vediamo un attimo le statistiche. Ah, questa ha più velocità, meno difesa speciale. Ragazzi, meno difesa speciale per lui è devastante. Cioè, vi posso assicurare che è veramente brutto, ma veramente brutto. Ve lo posso assicurare al 100%. Perché poi va giù molto facilmente con mosse speciali. Quindi allora, dato che ci sono, ne approfitto. Vado qua nel PC e deposito, ragazzi. Lui, scusatemi, lui, vai di qua. Ditto, che tanto non mi serve a nulla. Ok. Bene. E io ho paura. Ho veramente paura di tenere l'Arbitar, ragazzi, sapete. Per quanto può essere forte, sì, lo posso tenere finché quando non trovo un nuovo Pokémon. Poi, però, ovviamente deve essere sostituito. Ok, mettiamo per primo Viscido. Lo mettiamo per primo. E andiamo avanti, ragazzi, dai. Andiamo lì da Vicio. Così che scopriamo qualcosa in più. Ah, dovevamo andare anche dal professor Oak. Me lo devo ricordare, ragazzi, andare dal professor Oak. Per la sfida del dominante. Dov'è che ci aspettava il professor Oak? Mi sembra qua, sulla spiaggia. Può essere? Sulla spiaggia, io mi ricordo che ci aspettava qua sulla spiaggia, ragazzi. Non mi ricordo esattamente dove, cavolo. Eccolo, 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 ok. Ciao Federic, ti aspettavo. 31 adesivi del dominante. Oh, eccoti un Gumshoes grande come il Pokémon dominante della tua specie. Oh, ragazzi, abbiamo ottenuto Gumshoes. Top. Ok. Bene, 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 bene. Con più di 30 adesivi del dominante. Bene. Vuoi dare un soprannome a Gumshoes? Lo chiamerei Donald Trump. Effetti.
Vengono attaccati qui e là dei capitani. O dagli aiutanti delle prove. Se li cerchi e li raccogli vuol dire che sei sulla strada giusta per il giro delle isole. Quanti adesivi ci mancano, ragazzi? Non lo so. Magari a 40 possiamo tornare a prendere qualcos'altro? So che a 100 mi hanno detto che si può prendere il dominante. Tipo drago là, Jang Mo Ho. Ah, Gamishu è livello 20. Vediamo un po' info. Ma che bello, ragazzi. Ah, con le statistiche, ragazzi, che normalmente non diminuisce niente. Gamashus ce lo possiamo tenere per adesso in squadra. Poi lo depositiamo. Così lo facciamo salire magari un po' di livello, che ci può essere utile. Andiamo da Vicio di qua, ragazzi. Mamma mia, come corri. Là c'è qualcosa? Mi sembrava di vedere qualcosa, sapete? Ah, no. Pura immaginazione. Giriamo di qua. Vicio, Vicio, Vicio. Vicio è un ragazzo cattivo. Oh, di qua c'è una bella spiaggetta, ragazzi. Dopo ci andiamo per catturare appunto Palo Sand. Salve, tutto bene? Oh, ma lei non è Ogochu? Pika P? What? What the fuck? Qua c'è niente? Ah, qui c'è la spiaggia. Ok, ragazzi, io direi che per questo episodio possiamo anche terminare qua. Non voglio prolungarmi oltre. Nel prossimo, ragazzi, andremo da Vicio, scopriremo di più magari. E niente, sicuramente dovremo tornare alla fondazione. Alla fondazione ne poi fanno l'apparizione le ultra creature. Quello dovrebbe essere, secondo Sole e Luna. Lo vediamo nel prossimo episodio, ok? E per dire tutto, ci vediamo al prossimo video. Allora, allenatori, alle 15:30, niente problemi, ci vediamo.